Perfetto. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao, ciao e benvenuti a tutti a questa prima nostra diretta di Cresciuti a Pane e Finestre. Oggi diciamo che andiamo a fare un test e proviamo a vedere come funziona il tutto. Max, tutto a Tutto posto? a posto, sì, sto cercando di capire come disturbarvi il meno possibile, che ci sono dei rumori di sottofondo. Stamattina qui ho deciso di fare dei lavori nell'azienda a fianco alla nostra, allora stavo cercando di chiudere il più possibile. Non si Non si sente sente nulla? niente, non si sente Ok, niente. Io ho un doppio monitor, vedo che comunque dall'altra parte ci siamo, stiamo parlando, ci sono già persone connesse, c'è anche qualche commento, perfetto. I commenti li tratterà Daniele Aguanno, che è il fratello di Max, quindi chiunque voglia commentare sappia che ha qualcuno che ci aiuta. L'unico problema, Max, è che noi stamattina facciamo la diretta di Cresciuti a Pane e Finestre, è la tredicesima puntata, il tredicesimo episodio del nostro podcast, solo che dovevamo avere un ospite, ma non lo vedo connesso in questo momento, Max. Non è connesso, però ho, come dire, i suoi scritti che lo rappresentano, no? Io ovviamente ho sempre sulla mia Vero? scrivania i suoi libri, L'abbiamo, grande ok. classico, ma ce n'è anche un altro molto interessante di Marco Argiolas, L'umidità da risalita muraria, che è una cosa di cui poi ci parlerà lui, come dire, a metà tra il mito, famose leggende metropolitane che abbiamo trattato anche nel nostro libro, e la realtà. Quindi è una figura mitologica la risalita muraria. Max, una parentesi, prima di partire con la nostra diretta e quindi mettere i nostri volti, io ho messo una slide dove c'era la possibilità di andare ad acquistare il libro di Marco, il libro che abbiamo scritto noi, il libro per scegliere in fissi e anche quella di potersi iscrivere a un corso che faremo il 9 di marzo io e te. E ho voluto mettere questa disponibilità, la rimetteremo comunque questa slide alla fine della diciamo della mattinata, però Marco io non lo vedo arrivare, quindi cerca di aiutarmi te, almeno una diapositiva ce l'hai di Marco. Vediamo, vediamo, vediamo. A proposito di figure mitologiche, oh, Ah, eccoci, grande sorpresa questa, eh. venuto a trovarmi, anziché collegarsi, Cavolo. è venuto a trovarmi, quindi direi. Ciao Marco, che bello. Cavolo, abitare a Milano fa le sue differenze, vedi? Voi siete lì e vi beccate. Qua abbiamo la connessione Toscana-Lombardia invece che. Così ci connettiamo meglio, dai, facciamo un'unica operazione in presenza che è più efficace. Benissimo, grazie Marco, grazie tante di aver accettato questo nostro ulteriore invito. E soprattutto, vabbè, grazie di averci dato la disponibilità, ovviamente, anche di partecipare alla scrittura di qualcosa per un gruppo che tu hai creato, giustamente. È solo l'inizio, perché abbiamo ancora tantissimo da fare, quindi il tema della correzione, ma soprattutto della prevenzione di danni, difetti e degrado degli edifici, è un tema immenso. Parliamo di capitali che si aggirano sull'ordine dei punti di PIL, parliamo di famiglie che si rovinano a livello finanziario, parliamo di aziende che falliscono, parliamo di mancati pagamenti, parliamo anche di famiglie che si sciolgono. Separazioni, vi sarà capitato, a me è capitato. Separazioni conseguenti a, diciamo, almeno dove una delle cause è stata quella di hai scelto tu l'impresa, te l'avevo detto che non mi fidavo, che non mi piaceva, ma qui, ma là, e quindi situazioni che incidono profondamente a livello della società civile, a livello delle famiglie. E quindi ritengo che noi abbiamo anche un obbligo morale, un obbligo sociale, un obbligo professionale di andare in questa direzione qui. Quindi nella direzione di prevenire il più possibile, e laddove il guaio si è già verificato, lavorare in termini di correzione adeguata di quelli che sono i problemi. Allora, consideriamo che il tema non è solo nazionale, no? Noi siamo abituati un po', da italiani siamo abituati a frustarci, no? Nel senso che gli altri sono sempre più bravi di noi. In questo caso no, in questo caso l'Italia è più o meno in linea con le altre nazioni, quindi il dato internazionale di un'incidenza del difetto edile in termini di importo pari al 10-11%, questo dato ce l'abbiamo anche su tantissime altre nazioni, almeno quelle che hanno
elaborato le statistiche. Quindi in Italia non ci sono, però diciamo valutando, io ci lavoro da tempo su questo tema, quindi valutando l'incidenza dei danni e difetti sulle nazioni che hanno condotto le statistiche rispetto all'Italia, più o meno siamo messi lì. Quindi anche noi abbiamo un'incidenza di 10-11% delle spese sostenute in edilizia sono da attribuire al difetto di costruzione. Ma la cosa drammatica, c'è uno studio. Dimmi. Questo è un dato che avevi già esposto e che anche a me la prima volta ha fatto tanta impressione quando hai dato il numero dei lavori edili in euro in Italia e il numero delle patologie che emergono, quindi dei problemi che sono da lavori che potevano essere fatti meglio o da lavori che potevano essere anche, diciamo, gestiti nel complesso in maniera migliore. Ma questi numeri, Marco, li vogliamo ridire? Sì, allora, in Italia le spese sostenute in edilizia sono circa 140 miliardi di euro all'anno, quindi un ammontare di un 10-11% siamo intorno ai 15 miliardi di euro all'anno. Se consideriamo che l'arma dei carabinieri costa 5,5 miliardi di euro all'anno con tutto quello che comporta, quindi personale, mezzi, elicotteri, motovedette, cani, posti di blocco, noi potremmo permetterci altre tre strutture come i carabinieri, che in realtà ne avremmo anche molto bisogno. Quindi sono soldi buttati via, ma la cosa drammatica è che nella quasi totalità dei casi chi commette l'errore poi non ne paga le conseguenze. Ok. E oggi tratteremo anche questo tra le cose. Vorrei tanto presentare, per chi non lo conoscesse già, Marco Argiolas, oltre che avere fatto tantissime pubblicazioni, è un esperto di acqua in tutte le sue manifestazioni. È consulente, docente, lavora nei cantieri, pensa e fa, perché si affianca anche a tutti quei soggetti che sappiamo bene sono fondamentali poi per prevenire tutti questi elementi. Noi quello che continuiamo a cercare di diffondere sia come gruppo di patologie edilizie che ovviamente nel podcast Cresciuti a Pane e Finestre, quello che serve quando si parla di costruzione o ristrutturazione o comunque quando si parla di edilizia, un progetto, un controllo e un'esecuzione. Cioè chi muove le mani in cantiere, con Marco ci siamo confrontati tante volte, è importantissimo e oggi siamo qui proprio a rappresentare anche questo punto di vista. Cioè noi non vogliamo che nessuno resti indietro nella creazione di un percorso virtuoso che porta a che cosa? A prevenire danni e difetti, e con anche un progetto che è già stato in parte abbozzato e presentato da Marco al Parlamento europeo, auspichiamo ad un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Abbiamo in serbo qualche cosa di importante che stiamo per andare a presentare anche alle istituzioni, proprio perché, come diceva Marco, si entra anche in sfere molto particolari, addirittura a delle concause nelle liti familiari. Quindi progettare, pensare, realizzare una ristrutturazione o costruire una casa ben fatta va ad influire su tantissime sfere. Questa è stata un pochettino l'introduzione. Quindi Daniele, che come sempre insomma sei il più navigato di noi in video e oggi con questa diretta insomma ci devi un attimino guidare, portaci verso quello che è questa, diciamo, quello, circa un'oretta con Marco, che ci racconterà tutta una serie di elementi legati a umidità, condense e muffe e le interazioni che ci possono essere ed esistere con il mondo delle porte e delle finestre. Esatto. Allora, noi oggi chiaramente siamo a parlare del nostro sesto capitolo del libro, un capitolo che abbiamo scritto anche sul consiglio di tante cose che Marco ci ha aiutato a tenervi conto, perché io e Massimiliano siamo due artigiani, ci muoviamo nella vendita, nella consulenza e nell'installazione di porte e finestre, entriamo nelle case delle persone. Abbiamo anche una certa sensibilità a certi aspetti, quindi alla casa sana, alla casa salubre, alla casa confortevole, no? Perché la nostra missione non è quella di vendere finestre, la nostra missione è quella di vendere dei risultati garantiti, no? Che è diverso da vendere un prodotto. Per cui quando entriamo nelle case purtroppo sentiamo che ci sono delle problematiche già magari innescate,
Quindi la muffa, la condensa o le infiltrazioni sono problematiche che spesso e volentieri ci troviamo a dover discutere. Allora, discuterle senza averne le competenze è veramente difficile, perché comunque, come poi Marco dirà, anche fare delle diagnosi su queste cose è abbastanza complesso. Ovviamente io e Massimiliano diamo sempre delle indicazioni ai nostri clienti di come gestire quantomeno il ricambio dell'aria, che è il minimo indispensabile che possiamo fare. Quindi cerchiamo di educare coloro che hanno bisogno di curare meglio l'aspetto di vivibilità della casa, cerchiamo di aiutarli un pochino. Dico questo e poi lascio la parola a Marco, che magari ci aiuta a trattare questi tre temi. Questa mattina avevo un cliente che ha provato a risolvere in vari modi la problematica della muffa, ma non ha mai avuto un termoigrometro in casa per capire quanta umidità nella sua casa c'era, per cui senza avere quel dato lui non sapeva nemmeno come regolarsi per le aperture delle finestre. Sto parlando di una cosa che è comune, che quindi tante persone non sanno come utilizzare la casa e non sanno, quando hanno dei problemi, da cosa provengono. Ecco, Marco, stamattina gli abbiamo chiesto l'aiuto, chiaramente guardando il nostro mondo, guardando il mondo delle finestre che portano con sé umidità e muffa e spesso anche infiltrazioni, ma guardando anche un pochino più là, magari cercando di fare questa diretta, che poi sia possibile che chi la rivede, anche il committente privato, capisca qualche attenzione da avere, come muoversi e anche come scegliere gli artigiani fidati per la propria casa, che è importantissimo, come i tecnici. Quindi ecco Marco, quello che ti chiediamo è un pochino trattare gli argomenti che mastichi tutti i giorni, no? Partendo da casa, andando verso umidità, condensa, e poi parlando magari anche di muffa, che è chiaramente l'aspetto più problematico che abbiamo anche in questi periodi soprattutto, e poi anche qualcosa magari sulle infiltrazioni, che però chiaramente sono importanti, però sugli infissi sono correlate, a volte sì, a volte no, fortunatamente. Io, Marco, ti lascerei la parola e ti chiedo di parlare chiaramente, come sempre, la tua lingua semplice, che possa essere un messaggio che arriva a tutti, perché oggi vogliamo fare un pochino di informazione per le persone che devono risolvere delle criticità e stare meglio, come abbiamo detto già dall'inizio. Certo, benissimo, grazie. Allora, intanto il tema della formazione di muffe condense, in termini normativi, quindi dal punto di vista della normativa, è abbastanza regolamentato. Quindi le normative applicabili in Italia sono abbastanza corrette, abbastanza coerenti con quello che è, diciamo, la tematica tecnica. Quindi rispettando la normativa, andando a seguire quello che dice la normativa, più o meno abbiamo un'idea abbastanza chiara del percorso da adottare. Contrariamente ad altri settori, in altri settori, per esempio, settori che io, dei quali mi occupo, sull'umidità di risalita non c'è alcuna norma, quindi assolutamente nessuna norma di riferimento, ciascuno fa da sé, anche le relazioni e le perizie sono tutte giuste, tutte sbagliate contemporaneamente, perché non sono confrontabili. Quindi non c'è nessuna metodologia normata secondo le norme italiane, non c'è nessun percorso neanche di diagnosi, c'è semplicemente il problema e poi ognuno se lo risolve da sé. Per quanto riguarda il tema delle muffe condense, diciamo, c'è un determinato percorso, ma non basta, perché anche le norme vanno rispettate, sì, ma vanno anche interpretate, sono un po' come le leggi dello Stato. Se ci fossero solo le leggi non ci sarebbe bisogno di tribunali, perché il giudice in qualche modo le interpreta, c'è sempre una possibilità di interpretarle. E quindi anche le norme devono essere ragionate. Su questo tema posso dire che ci sono delle evoluzioni dal punto di vista dell'analisi e dello studio del fenomeno che si discostano un po' dalla norma. Faccio un esempio. Allora, quando noi parliamo di ventilazione, correttamente hai detto è necessario aprire le finestre, è necessario creare una ventilazione, corretto. Però il fatto che la ventilazione debba essere il più possibile continuata e ininterrotta, questo elemento non viene spiegato nella maniera giusta, o addirittura non viene spiegato proprio. Quindi si dice che è da mantenere un determinato valore, poi noi siamo abituati a pensare che il valore medio sia quello che in qualche modo ci faccia da riferimento. Per esempio, se io ho umidità, non so, del 50% per un determinato periodo, e
per un periodo equivalente a un'umidità dell'80%, io mi riferisco all'umidità media. Questo è un errore colossale, clamoroso, non funziona, non è così. Vi faccio un esempio, anche se non è esattamente pertinente. Allora, immaginiamo di prendere una maglietta di cotone asciutta. Ok, un secchio d'acqua, io immergo la maglietta di cotone asciutta, questa maglietta per bagnarsi completamente ci mette un secondo. In un secondo la maglietta è completamente impregnata d'acqua. Appendo, la stendo, l'appendo, per asciugarsi non ci mette un secondo. Ci mette, se tutto va bene, un giorno, anche due. Come faccio a fare una media tra quando si è bagnata e quando si è asciugata? Che poi, entrando anche nel dettaglio, qui parliamo di saturazione totale, quindi parliamo di acqua gravifica, addirittura gocciola, e poi una volta finita l'acqua gravifica resta l'acqua sospesa, quindi ancora acqua liquida, però trattenuta fra i due menischi, quando ancora si asciuga quella c'è l'umidità igroscopica che sappiamo avere tre fasi. Quindi un tema abbastanza complesso, però dal momento in cui una superficie porosa e assorbente si bagna, immediatamente si bagna e assorbe l'acqua, il tempo necessario poi per rilasciare quest'acqua è un tempo enormemente superiore. Ok, c'è uno studioso, uno scienziato olandese, tale Adam Olaf, lui ha elaborato un concetto, ma non ieri, 1998, quindi 25 anni fa, ha elaborato un concetto che si chiama time of wetness, quindi il tempo di umidità. Lui ha fatto degli studi, analisi, come fanno tutti gli scienziati, osservano la realtà, la misurano e dalla realtà traggono poi la teoria, no? Quindi gli scienziati sono quelli che osservano la realtà ed elaborano la teoria. Quelli che non sono scienziati, come me, come voi, come immagino qualcuno che sta a sentire, quelli che non sono scienziati devono fare l'esatto contrario, quindi devono prendere la teoria e applicarla nella realtà. Quando diventiamo bravi, se diventiamo bravi, diventeremo scienziati anche noi e trarremo l'insegnamento dalla realtà per poi elaborare la teoria. Al momento, almeno io non ci arrivo, quindi io semplicemente... Anche noi, tranquillo. Leggo quello che scrive Adam Olaf e quindi la teoria che lui ha elaborato e poi la applico. Lui ha fatto delle misurazioni molto molto semplici, se vogliamo. In situazioni reali, quindi in situazioni domestiche, ha misurato nei punti, diciamo nelle zone, nei locali più soggetti a formazione di condensa, per esempio nei bagni, in determinati punti, perché poi ho fatto tutta una ricerca, gli studiosi quelli veri vanno oltre, quindi sulle pareti, negli angoli tra parete e soffitto, negli angoli tra parete e parete, quindi ha fatto tutta una serie di misurazioni e ha riscontrato che quando una superficie porosa assorbente si impregna di umidità condensativa, quindi in quel momento lì ci sono le condizioni contemporanee di bassa temperatura superficiale ed elevata umidità ambientale, in quel momento si forma la condensa. Ok, venendo a mancare poi le condizioni che hanno creato la condensa, venendo a mancare è di temperatura e o di umidità relativa, l'umidità sul supporto per tempi sufficientemente lunghi continua ad alimentare la possibilità delle muffe di svilupparsi. Quindi ha fatto in uno dei suoi esperimenti dice in 6 minuti di bagnatura per asciugarsi ci ha messo 6 ore. Quindi 6 minuti di bagnatura hanno consentito le condizioni per lo sviluppo delle muffe per 6 ore. Immaginiamoci le case, Marco. Esatto, a questo poi c'è da aggiungere un elemento ulteriore, sarebbe da parlarne per mesi. Vabbè. Quindi scusa Marco, a causa di un picco. Esatto, okay. Esatto. Quindi fondamentalmente bisogna attenuare i picchi. Quindi nel momento in cui si verifica il picco, quel picco lì non fa la media, non dobbiamo fare quella media aritmetica, la media matematica. Diciamo, in una media ponderata il picco ha un peso importante. Esatto. Cerchiamo di semplificare. A sconvolgere completamente. Poi dobbiamo anche valutare un altro aspetto, che è quello della fase di sviluppo dell'organismo. Perché la muffa ha tre fasi di sviluppo. Quindi la spora, che possiamo immaginarla come il seme, la spora è aerodispersa, quindi viaggia nell'aria. Noi in questo momento stiamo respirando spore, voi state respirando spore, tutti quanti respirano spore.
Perché fanno parte dell'aria, fanno parte dell'ambiente. Noi siamo abituati a pensare che le muffe siano solo in casa. L'aspergillosi, che è l'intossicazione, sostanzialmente un'infezione dovuta ad aver respirato per troppo tempo concentrazioni elevate di spore, l'aspergillosi fino a qualche tempo fa era una malattia professionale dei lavoratori agricoli. Perché in agricoltura c'è una grande quantità di spore, e queste spore, chi ci lavora tutto il giorno, tutti i giorni, respira una quantità enorme di spore, quindi si ammala di aspergillosi. Adesso i lavoratori agricoli hanno tutta una serie di strumenti, hanno i trattori, addirittura con la radio, con il condizionamento, quindi l'esposizione è decisamente inferiore. E non è cambiata la condizione, ma ovviamente il modo in cui i lavoratori si proteggono dall'esposizione. Esatto, però l'aspergillosi sta diventando sempre più frequente invece nelle abitazioni, perché nelle abitazioni ci sono le condizioni per lo sviluppo delle muffe. L'aspergillus sono una delle categorie, diciamo dei gruppi di specie più frequenti. Dopo le spore, poi quali sono gli altri due stati? No, allora la spora può stare in condizione di quiescenza, praticamente lì a riposo, appena trova le condizioni idonee di temperatura e umidità, questa spora diventa organismo, ok? Quindi questa fase si chiama germinazione. Quindi germinazione, immaginiamo, ricordate la scuola elementare, il maestro ci faceva portare fagioli. I fagioli, li mettevamo nel botone e dopo un po' veniva fuori la piantina dei fagioli. Magia, e praticamente avviene lo stesso, in termini ovviamente microscopici. Quindi la germinazione è la spora, il seme, immaginiamolo, della muffa, che diventa organismo. Cosa fa l'organismo? Se ci sono le condizioni permanenti di temperatura e umidità adeguate e presenza di nutrimento, perché teniamo presente che le muffe si possono nutrire del supporto, infatti crescono preferibilmente, prevalentemente su supporti nutrienti. Nutrienti vuol dire tante cose, per le muffe anche il vetro è un nutriente. Per le muffe le pitture acriliche sono nutrienti. Per le muffe le plastiche sono nutrienti. Ok. Ma possono vivere anche in ambienti non nutrienti, perché gli basta talmente poco, basta anche il particolato aerodisperso, il bioparticolato, quindi le fibre di cellulosa che sono nell'aria, la polvere, una buona parte della polvere è costituita da sostanze che sono comunque commestibili, sono comunque utilizzabili nei processi biologici delle muffe. Quindi queste muffe cosa fanno? Finché ci sono queste condizioni, temperatura, umidità e presenza anche minima di nutrienti, queste muffe entrano nella seconda fase. Quindi la prima fase è la germinazione, la seconda fase è quello dello sviluppo dell'organismo. Ok? Quanto più le condizioni sono stabili, tanto più la muffa utilizza tutte le sue energie per lo sviluppo dell'organismo. Quindi se la muffa si trova in condizioni stabili, questo organismo tende man mano progressivamente ad aumentare le dimensioni. Se dovesse venire a mancare l'acqua, viene a mancare l'umidità. Quindi immaginiamo una condizione di una casa che è occupata da un certo numero di persone, quindi le condizioni, temperatura, umidità, sono tali per cui questa muffa sta crescendo bene, diciamo. Poi immaginiamo che gli occupanti a un certo momento se ne vanno in vacanza, stanno un anno in vacanza. La muffa non muore, si mette a riposo, si mette in stand-by. Appena tornano le condizioni, la muffa riprende. Esatto. Allora, mentre il tempo di germinazione delle muffe più rapide è di 48 ore, quindi immaginiamo una superficie completamente priva di qualsiasi contaminazione da muffa. Le spore sono nell'aria. Si vengono a creare le condizioni di temperatura ed umidità, la spora inizia a germinare, quindi diventa organismo. Questo passaggio necessita, nelle condizioni migliori per loro, peggiori per noi, minime di 48 ore. 48 ore è il tempo minimo di germinazione della muffa più rapida. Due giorni. Bisogno di umidità molto alta. Alcune muffe hanno bisogno di mesi, infatti sono considerate, sono circa 100.000 le muffe finora classificate, però gli stessi scienziati dicono, secondo noi ce ne sono almeno 10 volte tanto, perché ne scoprono sempre nuove,
hanno scoperto addirittura a Chernobyl tre specie di muffe che si nutrono praticamente, no, si nutrono, riescono ad adattarsi all'ambiente radioattivo, e quindi queste muffe utilizzano i raggi gamma così come i vegetali utilizzano i raggi ultravioletti. Quindi loro svolgono dei processi biologici attraverso i raggi gamma. Ora, che queste tre muffe siano nate a Chernobyl non ci credo. Fanno parte della storia della vita sulla Terra, che casualmente le hanno trovate lì, ma perché le hanno cercate. Quindi man mano che le cercano, nel terreno sono presenti quantità indefinite di microrganismi che man mano ne trovano nuove. Quindi finora sappiamo che sono 100.000. Di queste 100.000, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che circa 300 sono quelle presenti negli ambienti abitativi domestici, mondo. Okay. Queste 300, circa 50-60 sono quelle più frequenti, e di queste 50-60, 5 ci sono sempre. Ok. E hanno una grande capacità di adattamento, ci stavi spiegando, quindi addirittura in ambienti insomma importanti, duri, come quello radioattivo che ancora esiste a Chernobyl, ci sono parte di queste muffe esistenti in natura che riescono a continuare a trovare e ad interpretare le condizioni per continuare a vivere, a proliferare. Quindi esatto. Grande capacità di adattamento. Quindi questa condizione di poter fermare i processi vitali, quindi se viene a mancare l'umidità, la muffa si mette in stand-by e aspetta. Aspetta per anni. Nel momento in cui tornano le condizioni, la muffa più rapida ci mette 45 minuti per prendere in vita. 45 minuti. 45 minuti. Ecco. Quindi passiamo dalle 48 ore per la muffa più rapida per passare dalla spora all'organismo, quindi la fase della germinazione. Cioè rendersi visibile. Rendersi, sì, no, ancora invisibile, okay. ancora invisibile, poi diventa visibile, però è già l'organismo quello. Okay. Quindi passa dal seme, immaginiamolo, dal seme alla piantina. Questa piantina poi se viene a mancare l'acqua non muore, si mette in stand-by e aspetta fin quando ci saranno le nuove condizioni. Appena ci sono le nuove condizioni, immediatamente riprende. Questo, Marco, è anche, cioè, con quello che ci ha raccontato adesso, si deve sensibilizzare l'attenzione delle persone alle condizioni, ovviamente, abitative, perché, come dici, quando parte si ferma male, o se si ferma poi continua, quindi bisogna lavorare nella prevenzione. Sì, anche perché poi non la vediamo, cioè nel momento in cui stoppa le sue funzioni vitali, come hai detto te, non la vediamo, ma se gli diamo modo attraverso delle condizioni interne, condizioni ambientali interne delle nostre abitazioni, di poter tornare a proliferare, non la vediamo, ma comunque qualche cosa sta accadendo, no? Esatto, esatto. Allora, in alcune fasi della crescita la muffa non è visibile, se non al microscopio, quindi dovremmo andare lì con un nastro adesivo, asportare dalla superficie, diciamo, quello che il nastro adesivo riesce a portare via, metterlo al microscopio e andare a vedere di cosa si tratta. Quindi le muffe non sono visibili, però in determinate condizioni riusciamo a percepirne la presenza attraverso bioeffluenti, quindi quelli che sono gli odori che noi andiamo a sentire. Esatto. Noi specie umana siamo particolarmente sensibili all'odore della muffa, quindi riusciamo a percepire concentrazioni infinitesime, perché probabilmente questa caratteristica ci ha dato un vantaggio evolutivo. Probabilmente da quando esiste la specie umana sulla Terra, il fatto di sentire un odore di muffa e magari comportarsi di conseguenza ci ha dato, diciamo, delle chance a livello evolutivo, immagino io. Però noi umani abbiamo questa caratteristica. Anche i cani hanno questa caratteristica. Ci sono in Gran Bretagna degli operatori specializzati nella ricerca di muffe che si portano dei cani addestrati. Quindi portano il cane addestrato e il cane addestrato va, come quelli della polizia che vanno a cercare la droga e le armi, questi cani vanno a cercare dove c'è, esatto, in casa, sì. Quando fanno le ispezioni in casa portano un cane, perché le modalità costruttive in Gran Bretagna sono completamente diverse dalle nostre. Da loro c'è ancora tantissimo impiego di legno strutturale. Il legno è particolarmente soggetto all'attacco delle muffe perché ha un'evoluzione estremamente rapida nel degrado. Dal momento in cui la muffa inizia il processo di degrado,
questa aumenta con una velocità esponenziale e quindi la muffa, diciamo, lo distrugge in tempi rapidissimi. Quindi è pericoloso per quello. È pericoloso perché dal punto di vista statico, cioè, statico strutturale, perché possono addirittura sì, verificarsi i crolli. E quindi il fatto di essere aiutati anche da un cane, che lui lo fa per giocare. Però comunque è un bel aiuto. Esatto. Quindi ci sono degli ispettori che hanno dei cani addestrati per riuscire a individuare quelle che sono delle muffe specifiche si nutrono di legno, quindi vanno a degradare le strutture in legno in maniera molto rapida. Fantastico. Un altro aspetto importante che spesso non si conosce è la fase successiva, perché abbiamo parlato di due fasi, no? La germinazione è la spora che diventa organismo, l'accrescimento del micelio, quindi l'organismo che cresce. Allora, per la crescita del micelio è necessario che ci siano il più possibile le condizioni stabili. Quindi stabilità di umidità e di temperatura fanno sì che la muffa cresca, diciamo, in maniera lineare. Quindi l'accrescimento è lineare. L'accrescimento è tot millimetri mese, tot millimetri giorno, in base alle condizioni e al tipo di muffa. La terza fase, invece, è quella della sporulazione. Quindi è la muffa che libera delle spore. Quindi la muffa in un certo momento inizia a, tra virgolette, fare figli, no? Inizia a, diciamo, a liberare questi semi e li libera in quantità impressionante. Considerate che la quantità di muffe che può essere presente in un metro cubo d'aria va mediamente dalle 10 muffe metro cubo fino alle 100.000 spore, quindi UFC si chiama unità forma di colonia, quindi dalle 10 fino alle 100.000 metro cubo. Ovviamente superato un certo valore, noi umani siamo, noi mammiferi in generale, ma parliamo in particolare di noi umani, quando è nata la specie umana nella Terra c'erano già le muffe, quindi a livello evolutivo noi ci siamo evoluti in un ambiente già diciamo con le muffe, quindi abbiamo imparato a convivere fino a una certa percentuale. Quando le muffe poi sono troppe, quelle creano dei problemi di infiammazione, dei problemi di allergia, dei problemi di infezione e altri problemi più gravi. Quindi la presenza nell'aria di queste spore aerotrasportate per noi è comunque una situazione negativa. Meno spore ci sono e più, diciamo, riusciamo a stare bene. Ma qual è il momento in cui la muffa decide di smettere di crescere e di liberare le spore? Quindi c'è un momento in cui la muffa utilizza le sue energie non più per crescere come dimensione, ma a un certo momento libera le spore. E che è bellissima l'osservazione, perché la natura ha pensato anche a questo. Quindi quando ci sono delle condizioni cicliche, delle condizioni di irregolarità, soprattutto sull'umidità, anche sulla temperatura, ma soprattutto sull'umidità, la muffa percepisce che quell'ambiente lì probabilmente non le consentirà di vivere a lungo, quindi è sotto stress. Quindi la muffa, senza pensarci, perché non ha un cervello, però è programmata così dalla natura, la muffa ragiona in questi termini: non so quanto mi resta da vivere, perché qui non è che la condizione sia ben stabile, perché se è stabile utilizza le sue energie per crescere. Appena percepisce che le cose stanno andando male, dice: vabbè, forse muoio io, ma non moriranno i miei figli, e libera spore. Quindi la liberazione delle spore avviene nel momento in cui la muffa va sotto stress. Sotto stress vuol dire che vengono a cambiare, le si tolgono quelle condizioni che ne hanno consentito lo sviluppo. Ora, fra tutti i fattori che consentono lo sviluppo delle muffe, quello determinante, quello chiave, è la presenza di umidità. Se noi riusciamo a mantenere l'umidità, è un concetto sbagliato, però l'umidità relativa in superficie. Umidità relativa in superficie è un termine che utilizziamo spesso, ma tecnicamente è un termine errato. Quindi noi diciamo: c'è una certa umidità nell'aria che ha una certa temperatura. Visto che la superficie, soprattutto nell'involucro, ha un valore più basso, a fronte di una temperatura più bassa, l'umidità relativa tende ad aumentare e si porta su un valore di equilibrio diverso. E quindi noi diciamo che esiste l'umidità relativa in superficie. Okay. Per farci capire, va bene, però un termine tecnicamente non corretto. Okay. L'umidità relativa, l'espressione, il parametro umidità relativa, si può impiegare esclusivamente per l'aria. Okay. Quindi, quello che
quello che vediamo in un termo igrometro è l'umidità relativa, giusto? Perfetto, esatto. Il termo igrometro misura temperatura e umidità relativa dell'aria. Quindi vuol dire le pareti avranno a bordo meno umidità di suo. Ma non possiamo più parlare di umidità relativa. Esatto. Quindi io l'umidità posso definirla come umidità in percentuale quando ho un mezzo poroso, ho un blocco di calcestruzzo, un mattone umido, e vado a misurare quanta umidità c'è nel mattone. E lì parlo di moisture content, MC. Quindi quantità di umidità in percentuale, che può essere misurata in percentuale in peso o percentuale in volume. Attenzione, non confondetevi, perché l'errore è gravissimo. O percentuale in peso o percentuale in volume. E va definito in maniera esatta. Quando parliamo di umidità dell'aria, dobbiamo parlare di umidità relativa, ok? O di umidità assoluta. Ora, umidità relativa e umidità assoluta sono legate dalla temperatura. Okay. Quando parliamo di superficie, non possiamo parlare né di moisture content, quindi di percentuale di umidità su supporto, ma neanche di umidità relativa dell'aria, perché è una condizione diversa, è una superficie. Okay. Le muffe, per la loro dimensione, conoscono solo la superficie. Allora, di quello che succede a un metro dalla superficie, non gli frega assolutamente niente. E B, non sono neanche in grado di percepirlo. Quindi il loro mondo è quello straterello di superficie che è direttamente a contatto della parete. Attenzione, perché in molti casi questa superficie sulla quale si insediano le muffe è una superficie di polvere, di sporco. È capitato in molti casi che la parete non abbia alcuna contaminazione da muffe, sulla parete c'è uno strato di polvere, la muffa riconosce la polvere, non sa quello che c'è sotto, ma neanche lo vuole sapere. Quindi si attacca sulla polvere, io semplicemente tiro via la copertina di polvere e mi porto via anche la muffa. Quindi sono situazioni estreme, ma comunque sono situazioni reali. Ci possono essere, certo. Quindi quando parliamo di umidità relativa in superficie, che è l'esatto termine che la muffa riconosce ed è quello che determina o meno la sua possibilità di crescere oppure di non crescere, oppure in quale delle tre fasi si deve identificare in quel momento, io devo tener conto di un altro aspetto importante. L'umidità dell'aria rispetto all'umidità del supporto, in che relazione sono fra loro? Se il supporto è meno umido rispetto alla condizione di equilibrio dell'aria, è più asciutto, allora si innesca in maniera spontanea, tendente all'equilibrio, un trasferimento di umidità dall'aria al supporto e quindi il supporto si trova nella condizione di assorbire. Ok? L'evento opposto, quindi la condizione opposta, è quella di un supporto più umido che si trova a liberare umidità nell'aria. E quindi rispetto all'umidità dell'aria, quella che possiamo andare a misurare in superficie è superiore, perché si somma quella dell'aria a quella che mi sta buttando il supporto. Ok. Allora, calcolare questo parametro è impossibile, si può solo misurare. Questo parametro si chiama umidità relativa in equilibrio e riguarda la superficie. Ed è l'unico fattore che è significativo per la muffa, è l'unico parametro. A me è capitato un caso emblematico, sono 5-6 anni fa, un archivio pontificio a Roma, dove c'era una condizione che siamo riusciti a capire esclusivamente attraverso questa chiave di lettura. Quindi eravamo in un locale interrato, nel locale interrato i flussi di vapore sono sempre in ingresso, quindi il terreno umido trasferisce umidità all'ingresso, in ingresso. Quindi avevamo una superficie muraria con la temperatura ottimale all'interno dei locali, quindi era un archivio di beni anche importanti, quindi volumi di valore inestimabile, archivio pontificio, di sicuro abbiamo dei valori molto importanti da custodire. C'era un impianto di condizionamento molto ben dimensionato, anche molto ben diciamo condotto, e quindi c'erano determinate condizioni di umidità relativa dell'aria e di temperatura che ipoteticamente avrebbero impedito la formazione di muffe. Eppure le muffe si formavano, semplicemente perché in superficie
Oltre all'umidità dell'aria e alle condizioni di equilibrio derivanti dalla differenza di temperatura, c'era un ulteriore apporto da dietro che andava ad aumentare localmente di quei pochi punti percentuali tali da modificare la condizione e consentire lo sviluppo delle muffe. Quindi abbiamo dovuto, poi la soluzione è stata molto semplice, però non si riusciva a capire effettivamente perché sulle superfici ci fosse questa contaminazione. Infatti Marco, scusa se ti interrompo, la cosa più difficile e la cosa che non conoscono le persone che abitano case con le muffe è la diagnosi, no? Perché la diagnosi è veramente complessa per qualsiasi, diciamo, tipologia di tecnico, ovviamente, sì. Ma soprattutto per il cliente la diagnosi è semplice. La muffa io la devo togliere perché non mi piace, perché è brutta. Invece il cliente non capisce che il problema del brutto è relativo confronto al problema del rischio sulla salute, no? Io lo vedo perché quando io arrivo a casa di un cliente, vedo l'angolo con la muffa, oppure vedo intorno al serramento un pochino di muffa, il cliente mi dice, ma è poca, ogni tanto la levo, no? Ok, ogni tanto la levi, è poca, però comunque io la guardo con occhio pericoloso e lui la guarda con occhio abbastanza tranquillo. Ora, non bisogna fare, come posso dire, non bisogna mettere paura alle persone sulla muffa, però bisogna fargli capire che la muffa non cambia aspetto se non gli togliamo quelle condizioni che la innescano. Quindi pulirla va bene, però bisogna fare anche in modo da capire da cosa è emersa e come fare per non farla più venire. Ma nelle case, Marco, hai qualche... cioè, avrai le tue, come ti posso dire, le tue abitudini di base, di indicazione da poter dare alle persone quando vai a fare una diagnosi, no? Cioè, noi spesso in questo podcast siamo anche tendenzialmente portati a dare delle soluzioni che possono essere anche applicabili subito, no? Per chi ha la muffa in casa, Marco, a livello di diagnosi, cosa gli consigli e come applicare magari dei consigli che possano effettivamente portarli a, uno, capire, due, attuare, tre, risolvere? Sì, allora, la diagnosi non è esattamente semplice. Quindi effettuare una diagnosi sui temi di formazione di muffe, formazione di condense, non è semplice. Quindi bisogna avere un minimo indispensabile di conoscenze di fisica tecnica e di comportamento dell'acqua. E anche di comportamento delle muffe, perché se non conosciamo il nostro nemico diventa difficile anche ingaggiare una battaglia, no? Quindi figuriamo vincere la guerra. Però ecco, teniamo conto di alcuni aspetti importanti e significativi che si sono verificati nell'ultimo periodo. Avete visto tutti, io ricevo chiamate 3-4 al giorno, problemi di muffa da tutta Italia, l'altro giorno da, no ieri, proprio ieri mattina da Ragusa, Marina di Ragusa, tutta Italia, quindi nord, sud, centro e isole, è completamente diciamo infestata da muffe in quest'ultimo periodo. Sfatiamo il mito che la muffa si forma solo dove le temperature esterne sono estremamente rigide. Segnalazione da Ragusa, ok? Era solo inciso, perché è anche questa credenza diffusa. Quindi quello che diceva Daniele, giustamente, cerchiamo di dare dei consigli pratici sulla base della tua esperienza, sì. E consideriamo che il problema è veramente diffuso. Il problema è generalizzato, quindi bene o male quest'anno qui, quindi la cavallo fra 22 e 23 è stato un anno particolarmente complesso. E ancora, siamo ancora nella fase, diciamo, dell'inverno, quindi allora abbiamo più fattori che dobbiamo considerare. Allora, intanto è aumentato il tasso di occupazione dei locali, dell'edificio. Quindi mentre prima più frequentemente si andava a lavorare, quindi non si passava una quota significativa in percentuale delle 24 ore in casa. No? Si sta più tempo in casa adesso. Questo è un dato importante. In casa, una serie di motivi. Esatto. Allora, un esempio che faccio sempre. Quando nasce un bambino, quando c'è una nascita in casa, i problemi delle muffe aumentano a dismisura. Esatto. Perché? Fino al giorno prima in casa c'erano papà e mamma, quindi erano in due, che normalmente stavano metà del tempo a casa e metà del tempo a fare lavoro, fare la spesa, eccetera, e quindi fuori casa. Quindi 2 per 0,5 fa 1. Ok. Da quando nasce il bambino o la bambina, da quel momento in poi il papà continua ad andare a lavorare, quindi conta sempre 0,5. La mamma conta 1 perché sta in casa tutto il giorno, il figlio conta 1
Quindi passiamo da 0,5 più 0,5, 1 a 2,5. Più i nonni, gli zii, esatto. I vicini. Okay. Però facciamo conto che non venga a visitarli nessuno perché i genitori sono distanti, eccetera. Nelle condizioni migliori, tenga presente che il neonato emette umidità in casa esattamente quanto l'adulto. Quindi è vero che respira meno, è vero che traspira meno, però fa più bagnetti, fa più diciamo attività che correttamente ogni occupante della casa, sia anziano, sia poi possiamo anche entrare nel dettaglio, però mediamente ogni occupante genera 3 litri d'acqua al giorno sotto forma di vapore. Ok. Ok, 3 litri. Quindi nella condizione che ho appena descritto passiamo da 1 come tasso di occupazione a 2,5. E quindi questo è chiaro. Ma anche semplici cambiamenti dello stile di vita, come per esempio lo smart working, quindi sto a casa, anziché andare a lavoro sto a casa, quindi rispetto alle 24 ore, se prima ne passavo 12 in casa, 8 al lavoro, una di metropolitana, poi vado in palestra, eccetera, adesso di quelle 24 magari ne passo 20 in casa. Passiamo da 12 a 20. Se fa così anche il marito, la moglie, a quel punto aumentiamo quella che è la presenza negli stessi locali. E questo determina un aumento della concentrazione di umidità conseguente all'aumento della immissione, quindi alla generazione di umidità sotto forma di vapore. Un altro aspetto che aumenta il problema in maniera considerevole è quello dell'abbassamento delle temperature. Quindi la temperatura idealmente dovrebbe essere di 20-21 gradi, questo lo dice la legge. Dall'anno scorso, per la questione che il gas abbiamo difficoltà a reperirlo, crisi energetica, eccetera, ci hanno detto di abbassarla a 19. Ok. Questo grado, 1 su 20, quindi da 20 a 19, apparentemente di poco conto, in realtà aumenta in maniera considerevole le condizioni che favoriscono lo sviluppo di muffe condense. Certo. In molti appartamenti purtroppo si verifica una condizione ancora peggiorativa che si chiama povertà energetica, dall'inglese fuel poverty. La fuel poverty fino al 2016, quindi parliamo di pre-Covid, pre-guerra in Ucraina, era stata rilevata, misurata da gruppi internazionali in Italia, colpiva la fuel poverty il 15% delle abitazioni. No, il 15% della popolazione. Quindi il 15% della popolazione non era in condizione di scaldare la casa adeguatamente. Se io ho una situazione particolare di basse temperature interne e di eccessiva dispersione energetica, non riesco a correggere il fenomeno solo con la ventilazione. Posso ventilare quanto voglio, non riesco a risolvere il problema. Quindi se non ho una determinata temperatura sufficiente e se non ho un minimo di isolamento termico, ora cosa significa sufficiente, cosa significa minimo, ripeto, ci sarebbe bisogno di una giornata completa. Posso ventilare quanto voglio, ma non riesco a correggere il problema. Quindi finché il fenomeno si crea rispetto a una condizione precedente dove non esisteva, quindi immaginiamo una casa, una famiglia dove il problema non c'è mai stato, quest'anno c'è la muffa. Ok, in quella situazione normalmente con la ventilazione riesco a risolvere completamente, quindi vado a favorire l'evacuazione in funzione di quello che è l'apporto. Quindi mi vado a determinare gli apporti e quindi creo le condizioni per l'evacuazione che sia pari rispetto all'apporto in termini assoluti e sia il più possibile, come abbiamo detto prima, continua ininterrotta. Quindi ci deve essere un'evacuazione continuativa, non aprire le finestre ogni quando mi ricordo o ogni quando sono in casa. Ci vogliono degli step continuativi, certo. Esatto, o con dei sistemi automatici, con dei sistemi di ventilazione automatici che vanno ragionati, quindi vanno studiati, vanno posizionati in maniera corretta e questi mi allontanano l'umidità, vanno a evacuare l'umidità in funzione degli apporti. Quindi man mano che arriva viene allontanata. Mi stavi chiedendo qualcosa? No, stavo dicendo che sei partito all'inizio di questa diretta dicendo una cosa importante, no?
che comunque mi riferisco alla maglietta di cotone infilata nell'acqua, no? E credo che ci sia un concetto veramente importante da dire a chi ci sta ascoltando e a chi ci ascolterà, perché poi questo video rimarrà, no? Che tutti i giorni possiamo fare qualcosa di male, ok? Per accumulare umidità nella nostra casa, perché tutto quello che c'è dentro può accumulare umidità. Però è importante che le persone si sensibilizzino al fatto che poi quella maglietta ci mette veramente tanto ad asciugare. Per cui, cioè, bisogna veramente stare in allerta sul fatto dell'umidità, di quando cresce, delle temperature, come hai detto te prima, per non far sì che un accumulo sia quasi impossibile estinguerlo poi a breve tempo, ma che ci vogliono magari dei mesi per riportare una condizione normale, no? Mesi Esatto. difficili da affrontare. Quindi è come se la nostra abitazione fosse una scatola chiusa che però all'interno ha una pelle che si può, diciamo, inumidire e che noi tutti i giorni, in base a come ci comportiamo, rischiamo di portarla sempre in una condizione che giorno dopo giorno va a peggiorare, no? Per cui Certo. serve fare molta attenzione su questa cosa qui, perché le persone ancora non lo capiscono questo, ancora non capiscono che se mi tieni una pentola sul fuoco a bollire perché vuoi fare un brodo, perché vuoi fare una pasta, stai producendo quell'umidità che piano piano si va ad accumulare e quindi immediatamente al generare umidità dovresti porre subito risoluzione, perché devi fare in maniera di non riempirla, no? Sennò poi alla fine quando non ce ne va più, cosa succede? Trabocca, il traboccare è la famosa muffa, no, Marco? È la formazione di condensa dalla quale poi Esatto. scaturisce la formazione di muffe, sì. Ok, vorrei dire una cosa. Allora, Marco ha parlato di tante cose estremamente interessanti. Secondo me, in un'ora c'è veramente informazioni che non si possono trovare in 10 libri. Tutti questi concetti, ovviamente, sui libri di Marco, relativi alle muffe, ricordiamo, fanno parte della collana Quaderni di patologie edilizie edito da Maggiore Editore. Si possono trovare tutte queste informazioni ed anche altre. Io ho trovato delle informazioni estremamente interessanti su dei concetti tipo su che cos'è la termoforesi, perché si può verificare in certe condizioni. Insomma, per chi vuole approfondire, non vogliamo annoiarli in questo momento. I libri sono lì da acquistare. Avevi messo una slide prima, credo che la lascerei Dopo la dopo rivederò. dal QR code poterlo fare. Io ho capito questo, che la muffa è dannosa. Diciamo che l'avevo già capito, Marco ce l'ha ricordato in maniera importante, anche in maniera un pochettino più tecnica di quella a cui siamo soliti noi fare diffusione presso i nostri clienti. Abbiamo parlato di umidità, di condensa, di come quindi, concentrandoci su quello che è l'effetto, stiamo cercando di andare a verificarne appunto la causa ed eliminare quello che è l'origine della causa. Questo Marco lo conosco adesso da un pochettino di tempo, ho capito che è uno dei suoi modi di ragionare che vorrei condividere con tutti, cioè effetto, causa, origine della causa. Se io vado a lavorare sull'origine della causa, verosimilmente elimino la causa e di conseguenza l'effetto, cioè io devo cercare di modificare tutti quegli atteggiamenti dannosi che consapevolmente o inconsapevolmente metto in atto che possono portare poi al generarsi della muffa, quindi al danno. Siamo però all'interno di un podcast che si chiama Cresciuti a pane e finestre. In tutto questo ne abbiamo parlato poco volontariamente, ma perché? Perché a fronte di un problema molto sentito, quello della muffa, poi ci sono le origini che portano appunto alla formazione che a volte sono sottovalutate. Abbiamo letto tutti quanti fantomatici post o come dire Pubblicità varie, pubblicazioni certo. che non si capisce da dove traggono origine. C'ho la muffa in casa, cambia i serramenti che la muffa ti scompare. Ecco, veramente in un inciso, perché siamo vicini ad un'ora di intervento e ci siamo proposti insomma di mantenere un'oretta per non andare poi oltre il pranzo, perché siamo in diretta alle 11:30, non vogliamo disturbare oltre. Chiedere a Marco come cambiare i serramenti può cambiare profondamente le condizioni termoigrometriche di un'abitazione, questo generando vantaggio ovviamente,
contenendo e disperdendo energia, quindi fatto risparmiando, ma anche andando ad incidere su quello che sono poi temperature e umidità, anche in maniera, come dire, non proprio consona a quello che è l'obiettivo finale, cioè quello di eliminare la muffa. Quindi come i serramenti, la sostituzione di nuovi e performanti serramenti possono incidere su questi fenomeni, Marco? Allora, solitamente la sostituzione degli infissi e la realizzazione dei cappotti, quindi un isolamento a cappotto e la realizzazione dell'infisso, peggiorano drasticamente le condizioni in relazione alla formazione di muffe condense. Ok. Quindi viene percepito come un evento negativo, quindi diciamo quello che si sente dire normalmente è: adesso la casa è diventata stagna, sigillata, è diventato un sacchetto di plastica e non traspira. Non respira. Sì, perché c'era una pubblicità che andava una decina di anni fa, che i muri respirano, no? I muri respirano. Allora, i muri non respirano. No, Marco, no. Ora le devo respirare. Sei un assassino. Il muro non respira e non deve respirare. Ok, deve traspirare. Deve... Che è un'altra cosa. No, io ho fatto una semplicissima equazione, no? La respirazione umana sta alla ventilazione, al ricambio d'aria, così come la traspirazione della pelle sta alla traspirazione dei muri. È uguale, è vero. È uguale. Sono necessarie tutte e due, con la differenza che senza respirare un minuto, due, cinque. Vi saluto tutti. Senza traspirare, magari a fine giornata ci arriviamo, no? Forse. Ok. Quindi sono necessarie tutte e due, però di gran lunga la respirazione è la più importante. Io posso stare senza mangiare per settimane, posso stare senza bere per qualche giorno, posso stare senza respirare per qualche minuto. Ok. Io ogni giorno respiro, quindi faccio entrare e uscire dal corpo mediamente 15 kg d'aria. Ma io non mangio 15 kg di cibo, non bevo 15 litri d'acqua. Quindi rispetto a tutto ciò che mi alimenta, l'aria è preponderante. Stessa cosa identica per l'edificio. L'edificio ha bisogno di un determinato ricambio d'aria, ma che non deve passare attraverso i muri, deve passare attraverso delle sezioni, quindi dei tubi, dei passaggi d'aria, che devono essere correttamente dimensionati, correttamente gestiti con delle ventole o con degli altri sistemi, quindi posizionati correttamente, progettati correttamente, secondo una logica ben precisa. Poi magari potremmo fare degli altri approfondimenti sui termini della ventilazione. Possiamo parlare di ventilazione meccanica controllata, monoflusso, doppio flusso, ventilazione naturale, ventilazione ibrida, cioè tutte le varie possibilità diciamo che ci offre la tecnica per garantire la ventilazione. Il ricambio d'aria, o per aerazione o per ventilazione, comunque deve essere garantito. Ok? Deve essere anche garantito il fatto che l'involucro, la pelle, il guscio dell'edificio, a livello prestazionale, non deve farmi entrare acqua, non deve farmi entrare aria e deve avere, diciamo, dei limiti anche in termini di traspirazione e di traspirabilità. Ma la traspirabilità non dobbiamo immaginarla come capacità di eliminare l'umidità interna, perché non è quello il concetto. Idealmente l'edificio deve essere il più possibile sigillato, anche se tutti quanti sono abituati a pensare che lo spiffero della nonna fosse sano. Sì, di fatto era sano, ma non era il modo più sano di ottenere il ricambio d'aria. Va bene? Ok, quindi se andiamo a vedere i comportamenti nostri, di tutte le nostre famiglie, 50 anni fa, 60 anni fa, vediamo che non erano del tutto sani. Ok, quindi parliamo anche un po', non so se vi ricordate le auto, quelle ancora a carburatore, la puzza che tiravano fuori dalla... Che ogni tanto... Capitolo, certo. Ogni tanto capitano quelle auto d'epoca che fanno le sfilate, che puzzano tutta l'autostrada, e io dico, ma come facevo? Quando ancora in quel periodo lì, che erano tutte messe così in fila, eppure era normale respirare quei gas di scarico. Quindi oggi vediamo che per fortuna le auto, non dico che sono esenti da odori, ma quasi, quindi le emissioni dello scarico sono infinitesime rispetto a quelle che erano 50 anni fa.
Quindi lo spiffero della nonna andava bene 50 anni fa, non va più bene oggi. Quindi oggi dobbiamo ragionare in termini diversi. Traspirabilità delle pareti serve, ma non serve esattamente per eliminare l'umidità. Noi possiamo gestire in maniera adeguata, prova fatto diciamo con criterio, possiamo gestire il cosiddetto moisture buffering, l'inerzia igroscopica, possiamo gestire le superfici interne facendo in modo che queste superfici nell'assorbire l'umidità l'assorbano molto velocemente e la restituiscano molto lentamente, quindi andando a attenuare quei picchi che sono estremamente dannosi. Quindi l'utilizzo cosciente e responsabile di materiali come calcosilicato, intonaci d'argilla, intonaci di terra cruda, anche cartongesso, ci dà la possibilità appunto di attenuare questi picchi e quindi di avere una condizione il più possibile stabile. Però ecco, quando si cambiano gli infissi, ai fini del miglioramento del comfort, ai fini del miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, devo sempre tener conto di gestire un ricambio d'aria in maniera corretta. Marco, ti fermo un attimo, no? Sì. Scusami se ti fermo. Io quando faccio un lavoro per un mio cliente, lo so questo, come lo dovrebbero sapere tutti i nostri colleghi serramentisti, che noi andiamo a cambiare dinamiche e abitudini di un'abitazione, perché sì, andiamo a coibentare il cassonetto, quindi tentiamo di chiudere totalmente l'aria, cambiamo la finestra e facciamo in modo che la nuova installazione non abbia spifferi, perché per legge lo dobbiamo fare, di fare un lavoro fatto come si deve. Però a volte non perdiamo quei 10 minuti in più nei confronti del cliente per dirgli: guarda che da domani casa tua è cambiata, è diversa. Abiti in una casa diversa, non puoi usare le solite abitudini. Guarda Marco, ho fatto un libricino da dare ai clienti, che lo do qui in negozio, per istruirli al ricambio dell'aria, ma soprattutto per mettergli un alert che gli dica: se io vedo che l'umidità non riesce a scendere, chiamo Daniele e gli faccio mettere una ventilazione meccanica controllata prima di fare una stagione dove faccio dei danni, che poi, come abbiamo detto prima, ci recupero, no? Per cui, cioè, la casa noi la chiudiamo con le finestre, non la facciamo respirare dai punti dove non deve respirare, perché la casa non respira. Sulla traspirabilità abbiamo materiali di posa specifici che ci aiutano, e questo lo trattiamo in maniera abbastanza chiara anche nei corsi che facciamo io e Max, dove andiamo un po' nel dettaglio di queste cose che ci siamo detti con te relativamente alle attenzioni da dare sulla posa, sulle connessioni. E quello che però è importante è che tutto il settore edile comincia a capire questi ragionamenti, Marco, sì, perché se no è un casino. Se mi permette una similitudine. Quando tu vai a sostituire gli infissi, quando tu vai a realizzare un cappotto, stai migliorando la casa, la stai rendendo più prestazionale, ok? Immagina di prendere una vettura di serie, cambi il motore e la rendi più prestazionale, ok? Se non fai delle altre cose, tipo cambiare le sospensioni, i freni e le gomme, ti fai male, ti schianti e rovini quel buono che gli avevi messo. Quindi per poterla utilizzare correttamente, oltre all'aumento di potenza e di prestazione, devi anche gestirla meglio. Quello che diciamo spesso, va trovato un equilibrio, comunque anche all'interno di un'abitazione, non puoi avere un picco spropositato anche su una prestazione che adesso si parla tanto di tenuta all'aria, no? Collegata anche alle prestazioni acustiche degli edifici, sono due elementi che sono vicini tra di loro, però è chiaro che l'equilibrio va trovato in tutte noi, col gruppo di patologie edilizie, soprattutto attraverso, vabbè, Marco Argiolas, che è stato il primo che insieme a un altro gruppo di visionari ha intuito che la patologia edilizia, cioè i danni e difetti che nelle costruzioni, prima ha descritto anche economicamente, sono presenti ed è oggettivo nelle abitazioni che vengono sistemate, restaurate, riqualificate, costruite di nuove anche, hanno bisogno di essere affrontate con un processo. Lo ripetiamo che per noi è importante, il processo prevede un pensiero, quindi un progetto, un'esecuzione fatta come si deve e un controllo. Daniele ed io siamo anche ai tavoli uni e stiamo contribuendo a cercare di fare in modo che le attività poi degli artigiani, che sono importantissime, perché
ci si trova a volte dei progetti fatti molto bene di persone che non sanno mettere in atto, che non sanno interpretare perché dicevamo, e l'abbiamo ripetuto anche questo più volte con Marco in una serie di eventi, anche con il professor Antonio Broccolino settimana l'altra alla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, dove ci si trova con dei progetti a volte ben fatti e che diventano di difficile applicazione perché chi maneggia quel tipo di progetto non riesce a interpretarlo e applicarlo. Quindi la manualità degli artigiani in opera è un elemento da cui non possiamo prescindere, al pari di come un progetto di un soggetto che sa pensare, ha gli strumenti per farlo, lo faccia, lo rediga, lo controlli e lo verifichi. Quindi questo è quello che portiamo avanti. Siamo arrivati circa ad un'ora e un quarto. Posso introdurre un concetto molto importante? Allora, quando si parla di affidabilità di un sistema complesso, quindi un sistema complesso che può essere un processo edilizio, come quello che ha appena descritto Max, quando parliamo di affidabilità di un sistema complesso, l'affidabilità totale è pari al prodotto, non la somma, al prodotto dell'affidabilità di ogni singolo componente. Immaginiamo di avere un sistema che ha quattro elementi, quindi che ha quattro fattori che interagiscono fra di loro a catena, quindi in linea. Se il primo affidabile è il 100%, il secondo 100%, il terzo 100% e l'ultimo 10%. Il mio 10% condiziona tutto. Esatto. Se il prodotto influisce in maniera importante, il sistema diventa affidabile al 10%. Quando noi andiamo a dire che la posa in opera conta il 75%, perché è l'ultima parte dove si può fare bene o malissimo, no? E dove poi puoi mantenere ciò che di buono è stato fatto, puoi distruggerlo, come descriveva Marco giustamente. Puoi avere un ottimo progetto, un ottimo prodotto, e se la posa in opera è scadente, tutto il sistema diventa scadente. Esatto. Quindi bisogna innanzitutto individuare quelle che sono le criticità e partire da quella meno prestazionale. Quindi è più facile farmi diventare il 10, farlo diventare 20, anziché un 90, farlo diventare 95. Però alla fine il risultato è uguale. Quindi se anche il produttore dell'infisso, in questo caso, si andasse ad ammazzare per cercare di ottenere qualcosa in più, quel pochino in più che lui ha fatto a fronte di sforzi sovrumani viene perso semplicemente per un tassello in meno o perché hanno sbagliato il tipo di silicone. Marco, però una promessa ce la fai, no? Che sì. Nel progetto delle patologie edilizie ci saranno sicuramente dei protocolli virtuosi che possono essere applicati ancora prima di iniziare a volte anche una costruzione o una ristrutturazione. Sicuramente sì, allora il progetto che abbiamo in mente è molto ampio, io dico sempre è talmente folle che può funzionare, perché in realtà... ecco perché siamo qui con te, ecco, ora ho capito il motivo. Esatto, è un progetto grandioso dove noi prevediamo di invertire diciamo determinati processi distruttivi, determinati comportamenti distruttivi, ma distruttivi a qualsiasi livello. Sì. Di ribaltarlo completamente. Ovviamente, così come quando si gioca in squadra, dobbiamo capire chi è a favore e chi è contro. Esatto. Quindi se io ti dico, Messi, lo vuoi in squadra o lo vuoi nella squadra avversaria? Lo vuoi in squadra. Ok, quindi cerchiamo di creare una squadra di persone che sappiano, diciamo, non dico combattere, ma che sappiano comunque portare avanti e ottenere obiettivi. Nella nostra squadra ovviamente il soggetto più debole, il soggetto che in qualche modo ha il maggiore interesse per ottenere questo risultato è il committente, è il proprietario dell'immobile. Bravo Marco. La famiglia può essere l'ente, può essere una società di gestione immobiliare, può essere un grosso committente, quindi una realtà che possiede stabilimenti, fabbriche, possiede condomini interi che li affitta, ecco. Il nostro interlocutore principale, perché è quello che poi avrà il massimo vantaggio dal nostro tipo di attività, è il committente. Esatto. Ok. Okay. Ovviamente tutti quelli che sono con noi sono, diciamo, in squadra. Quindi tutti quelli che hanno come obiettivo quello di ridurre incidenze e danni di effetti degrado sono nella nostra squadra. Tutti quelli che in qualche modo ci sguazzano o in qualche modo, diciamo, tendono ad approfittare invece del contrario, dei difetti, dei danni, ce l'abbiamo contro. No. Quindi è un percorso molto complesso, però come correttamente diceva Max, se riusciamo a far percepire
che la nostra è un'attività che è effettivamente in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e consente dei risparmi enormi sia in termini finanziari ma anche per esempio di inquinamento. Sapete quante volte devono essere rifatte terrazze intere, demolizioni, smaltimenti, portare a discarica di materiali che non sai neanche cosa sono a volte, che sulle schede ci sono riportate delle robe e poi sono state applicate delle cose completamente diverse, complessità anche ecologica mostruosa, hai ecco, ragione. Quindi demolizione, utilizzo di cave, trasporti e quindi andando in questa direzione si va a ridurre anche l'inquinamento, si va a ridurre anche la produzione di CO2, l'utilizzo di ambiente, si vanno a ridurre anche i rischi di cantiere aumentano perché la quasi totalità dei lavori di rifacimento sono fatti in fretta, sono fatti da persone che hanno uno scarso coordinamento e sono più suscettibili di incidente. Quindi andiamo complessivamente a creare un sistema virtuoso. Esatto. Quindi mi auguro che di questi concetti se ne parli sempre di più. Io ci sono, nel senso che sono stato la scintilla che ha portato avanti un po' questa tendenza. Vedo che man mano si stanno aggiungendo al gruppo anche persone diverse, anche da nazioni diverse, con professioni diverse, quindi in maniera molto trasversale. E questo, diciamo, mi aiuta a pensare, a ritenere che forse stiamo andando nella direzione giusta. Sicuramente ci stiamo andando, Marco. Allora, io direi che siamo arrivati perché abbiamo sforato tutti i limiti di tempo, ma è stata una chiacchierata interessantissima. Direi che più che una chiacchierata, Marco, hai offerto veramente un corso formativo su alcuni. Sì, una lezione. Questa è una lezione a tutti gli effetti. Dovremmo decidere se mantenerlo vivo questo video o metterlo magari da parte, perché insomma ci sono delle cose abbastanza toste. I miei corsi su Mufe Condensa durano 8 ore. Ecco. I miei corsi completi, Mufe Condensa dura 8 ore. Qua sotto c'avevo una cordina che lo dovevo tirare ogni tanto. E io consiglio vivamente di partecipare a un corso di Marco, perché chi è nel settore edile tutti dovrebbero partecipare ad un suo corso, quantomeno anche se non lavorano nella, diciamo, nella casistica specifica magari di umidità, muffa e condensa, però per una conoscenza che si deve avere quando si lavora nell'ambito dell'edilizia, che è veramente determinante secondo me. L'acqua è nell'edilizia da tutte le parti, Marco. Anche dentro l'edilizia stessa. Il massetto lo fai con l'acqua. Cioè l'acqua c'è sempre di mezzo, piove, quindi bene o male è importante capire determinati passaggi, perché così si applicano quei ragionamenti preventivi che talvolta vengono ignorati perché non conosco una cosa e allora non prevengo. La prevenzione è, oggettivamente a volte è uno stress, ma d'altro canto è anche una liberazione di un post intervento dove non hai pensieri, no? Quindi dove sei tranquillo di quello che hai fatto. Marco, grazie. Bene. Grazie a voi di avermi dato la possibilità, io ci sono sempre. Ci mancherebbe. Grazie Max, noi salutiamo tutti, vi auguriamo un buon pranzo, un buon fine settimana, lasceremo una slide per alcuni minuti sempre in diretta, così ci sono la possibilità di eventualmente cliccare, cioè fotografare il QR code del libro di Marco o del libro che abbiamo scritto io e Max, o anche, mi raccomando, per partecipare al corso che Max teniamo il 9 di marzo di 4 ore, dove parleremo di progettazione e installazione di serramenti guardando a performance termiche e acustiche abbastanza importanti. Quindi dove daremo delle skill importanti. Tenete conto che l'ultimo corso hanno partecipato 12 progettisti e 2 serramentisti, quindi i progettisti sono molto interessati a capire, per verificare, poter magari tenere un pochino di più l'occhio su quella che è la predisposizione e la progettazione dei serramenti. È una cosa importante, è il terzo elemento della casa: tetto, pareti e infissi. Poi ovviamente ci sono anche le parti, diciamo, sotto la casa, però quelle che possono essere, insomma, tutti i giorni a rischio e che vanno connesse correttamente sono tetto, pareti e infissi. Vi ringrazio e da parte mia un saluto a tutti e grazie. Grazie a tutti, ciao da Cresciuti a Pane e Finestre. Ciao. Ciao.